Benvenuti nel nostro stand, lo stand del gruppo IREN, dove siamo qui per parlarvi di efficienza energetica, di mobility e di comunità energetiche. Il nostro percorso nelle comunità energetiche è iniziato dal 2021, abbiamo fatto uno scouting di mercato per capire e per raccontare che cosa erano realmente queste comunità energetiche. Dal 2022 ci siamo strutturati commercialmente e siamo andati a tutta la nostra customer base a raccontare il funzionamento della comunità energetica in uno specifico segmento di mercato, ovvero l'autoconsumo collettivo. Quindi andiamo a raccontare che cosa? Se prima la possibilità, il vantaggio economico di produrre energia da fonte rinnovabile e di abbattere i propri consumi in bolletta era riservato alla villetta, adesso anche il condominio tramite il suo tetto può raggiungere questi risultati, quindi abbattimento delle spese condominiali, abbattimento della, cioè la produzione di energia da fonte rinnovabile, riqualificazione dell'edificio, perché abbiamo chiaramente anche tutta una parte di efficienza energetica, cioè l'edificio viene efficientato, pertanto acquista valore tecnicamente, e generazione di incentivi. Abbiamo iniziato quindi nel 2022, ci siamo dati un obiettivo specifico di raggiungimento e l'abbiamo ampiamente anche superato. Qual è la nostra proposizione? Nella nostra proposizione noi parliamo di noi proponiamo al cliente finale un primo sopralluogo. Con il sopralluogo presentiamo un vero e proprio business case che racconta i vantaggi economici, i vantaggi economici, il tasso di ritorno dell'investimento e tutti i dati finanziari interessanti per questo progetto. Dopodiché passiamo proprio alla vera e propria realizzazione, quindi andiamo proprio a realizzare l'impianto fotovoltaico sul tetto del nostro cliente. E questa esperienza per noi è stata un'esperienza davvero gratificante, perché ci ha fatto rendere conto che il nostro obiettivo era un obiettivo sfidante all'inizio, ma è stato raggiunto ed era quindi raggiungibile. Il prossimo anno, cioè quest'anno, abbiamo un obiettivo altamente sfidante, ma siamo convinti di riuscire a portarlo a termine. Perché? Perché abbiamo fatto un lavoro di educazione nel nostro territorio, in particolare partendo dai nostri territori core, quindi il Piemonte, la Liguria, l'Emilia Romagna. Avremo un respiro da quest'anno anche nazionale e abbiamo cercato di lavorare sia con le associazioni di categoria che tramite eventi dove abbiamo appunto raccontato la funzionalità della comunità energetica e i suoi vantaggi. Infine, per concludere, vi voglio raccontare anche l'esperienza di una prima comunità energetica rurale fatta in Val d'Aosta, che ci ha consentito di raggruppare praticamente tre villette costruite in alta efficienza energetica che producono, ogni villetta produce energia da fonte rinnovabile, questa energia va in rete e viene condivisa con il ristorante a fianco, quindi in sostanza le villette producono energia e virtualmente il ristorante a fianco utilizza l'energia prodotta dalle villette. Questa è la nostra prima esperienza di CER diffusa in ambito rurale. Siamo molto orgogliosi anche di questo progetto, stiamo aspettando gli ultimi decreti attuativi per concludere e rendere attiva questa CER. Vi ringrazio.